Ciao ragazzi, sono Fotosero, ci ricomincio con un altro video sul mio canale. Salve ragazzi, sono Cotto Seroci, ricomi con un altro video sul mio canale, ricomi con un'altra puntata di Bloodborne. Sono ormai alla puntata numero 40 di questa lunga serie fra Blindrat e Kalizangion. Quindi noi dobbiamo in questa puntata cercare di completare questo Kalizangion, che se non sbaglio era il calice di Loran Cadente. Perché noi siamo arrivati comunque nella puntata precedente, siamo riusciti a fare due boss già ripetuti precedentemente, quindi adesso non ci rimane che rientrarci e continuare. Loran Cadente, livello 2. Ok, qua abbiamo battuto la belva assetata di sangue e qua siamo rimasti, ragazzi, quindi ci rimane che proseguire in questo calice. Si scende, si scende. E per quanto mi ricordo questo... infatti Loran Cadente è livello 3. Che mi ricordo poi questo... questo calice era assai profondo. Quindi proseguiamo. Accendiamo questa lanterna e abbiamo anche il nostro checkpoint, quindi iniziamo già con il nostro primo avversario. Cazzo, di nuovo voi ragnetti del cazzo. Quindi la stronzetta della strega deve essere in queste parti e c'è pure la porta per il boss. Devo trovare la strega. Via, 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 via. Madonna, quanto è resistente. Via, 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 via. È resistentissimo. Quindi cambiamo arma. Ludwin, mi affido a te. Quanti ragni, quanti ragni, quanti ragni. Muori, merda. Hai rotto il cazzo. Ah, un altro! Fantastico! Fantastico! Dove sei, Troia? Eccoti. Che palle! Oh, finalmente! Uff! Ti mettono un'ansia queste cavolo di streghe. Pallottole. Proiettili di mercurio, ottimo, bene, 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 bene. Comunque, voglio esplorare un secondo qua, cosa... qualcosa ho mancato, infatti c'era una di una porta. Mi spavento più, sono sette. Quello è il cancello per il boss successivo, che noi ovviamente dobbiamo aprire. Okay. Cosa vedo in fondo? Ah? Evoca Joseph, artiglio di belva. Joseph, ma non era quel sì, un cacciatore, un vecchio cacciatore. Muffa tombale, ottimo. Se non sbaglio era il possessore di questo... di quest'arma. Artiglio della belva. No. Di Izzy, perché questa è l'arma di Izzy l'irriverente. Va bene, dopo lo evochiamo a lui. In frattempo noi cerchiamo... un nemico che ha un cadavere. Prima di fare basta. Vieni, merda. Cazzo, contro gol. Contrattacco.
Figlio di puttana! Via, 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 via! Mamma mia! Cazzarola! Già i danni li inizio a sentire, porca mia la miseria. Cambio vestiti perché qua non va bene. Ok, mi sono messo un po' il set del cacciatore del nerito perché qua ci sono gli stronzi che mi lanciano parecchie roba di fuoco. Quindi porca tre, che spavento! Dove cazzo sei uscito tu, merdaccia? Bastardo! Non l'ho visto proprio quello. Eccole là. Capito, quello stregone che abbiamo trovato nella puntata precedente. Non ricordo. Devo cercare di salire quanto prima. Vediamo un attimo qua comunque a esplorare. Eccola. Mamma mia, che male. Ok, è andato. Così siamo. Evochiamolo. Ne avremo bisogno. Abbiamo usato un punto di intuizione. Io sono nativo della Velva. In pratica era quello che avevo combattuto prima in una zona molto più in alto. Quindi dai, evitiamo, andiamo via. Questi stronzetti vogliono farci. Pensano che noi siamo dei bersagli facili. Assolutamente no. Ok. Ok. Quindi? Non capisco. È strada chiusa. Proiettile Mercurio. Ma c'è questo. Ci deve essere un passaggio segreto, però. Sento infatti dei rumori, ma. Di quali sento infatti? Qualcosa sopra? Ma non so come entrarci. Boh. Perché dobbiamo raggiungere quella parte di sopra. Ecco, sì, è stronzetto. Certo, come no. Guardalo. Lancia. Via, vieni qua. Va bene. Cerchiamo allora di tornare indietro per poter trovare un'altra uscita. Un altro modo per poter raggiungere quel posto perché. Boh, è strano. Qui. Qua abbiamo fatto da fuori i ragni con le streghe. Un raffreddo frenetico. È strano comunque che. Che non ci sia un altro. Ok, sì, ok, abbiamo fatto il giro, insomma. Bene. Stanno là gli stronzetti, quegli stregoni là. Muori, merda. Sei incazzato pure il nostro cacciatore? Ehi!
incazzare. Ti cazzare. Ok. Bene, 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 bene. Oh, ecco qua, gli oggetti. Qui? Ok, questo è tipo una shortcut. Capito, una specie di shortcut. Va bene, va bene. Tutto ben costruito questo... Miscela, tutto ben costruita questa... Questa Kalizangium. Sangue freddo frenetico. Bene. Allora proseguiamo. Che noi dobbiamo prendere, quanto pare, qua i tesori. O aprire il cancello per il boss. Vediamo quello stronzetto in fondo. Fate là il cancello. Questo è alquanto un po'... Sapevo. Mamma mia, quasi lo uccide! Porca miseria! Quasi lo uccide! Porca miseria, capelli del saggio! Che figlio di... Che stronzo! Qua infatti ne uccide... Boh, io sono rimasto senza parole, cavolo. Mi stavo per crepare in meno di un secondo. Carta fulmine. Non stare molto attenti, cavolo, di ora in poi con questo... Sangue del rituale con questo nemico. Che stronzo. Qua la carta fulmine, ottimo. Bene. Va bene, va bene, va bene. Adesso possiamo tornare direttamente... a quel cancello per poter affrontare il primo il boss, insomma, eccolo qua. Ecco qua, là si va avanti per il boss e qua si prende per il tesoro. Ehi! Cazzo. Non so perché sta parlando l'arma, però va bene lo stesso, va. Che stronzetti! Madonna, quanto odio gli aracnidi! Senti un rumore comunque. Infatti lupi. No, belve. Tante belve. Bene. Me lo ricordo questa area, e questa area è molto più profonda, insomma, questa specie di burrone. Siamo in una zona molto più profonda adesso. Azione. Ok. Easy. Easy originali. Meno male che non sono... Non ho corso. Non cadere! Non cadere! Non cadere! È rimasto bloccato lì. Questo lupo! È quanto buffato! Porca miseria! Bene. Cioè, non si vuole muovere quello stupido.
yema sangue della tempra umida maldetta. Ottimo, nuovo. Una nuova gema. Andiamo per prima di questa parte della nebbia. Stai molto attento qui, ecco. Palle. Di nuovo voi, ragnetti del cazzo. Di solito sono sempre due i ragnetti qua, eh. Accendiamo qua la luce perché sono senza luce qui. Di solito sono sempre due. Spero di no. Sì. In questo caso soltanto ce n'è stato solo una di strega. Meno male. Sangue freddo frenetico. Penso che non ci sia nulla di utile in questa parte, dai. Ok. Possiamo allora tornare. Diamine. Cos'era quel rumore? Cioè, quell'idiota è ancora lì. Cazzarola. Chi è stato? Ah, quello là. Va bene, dai. Sì, lanciami le tue molotov. Crepa. Cerchiamo di fare un danno un po' più ingente, dai. E sta pure quello là del specie di lucertola più potenziata. Vediamo. Muori, ok. Fan bagno. Va bene, dai. Muori. Un'altra. Gemma del sangue. Sentivo i passi. Gemma del sangue immune del fuoco. Vediamo le paure. Bastardo di Loran. Avevo merda. Ma non so perché ancora continuo a spaventarmi, porca miseria, se lo sapevo. Fan bagno. Ah, eccolo là, l'idiota. Sì, infatti, è sopra. Vieni, scendi. Scendi, che ti fai da sopra? Stupido. Allora, vediamo il reagente che abbiamo droppato adesso. Preste di un infante di Loran conteggiato della piaga, portatore delle maledizioni insieme dell'eresia. Il rito aggiunto alla maledizione contamina i terreni nei quali i cacciatori perdono grandi quantità di punti di vita. Quale posto migliore di un luogo profanato per cercare gemme di sangue maldette? Ok. Allora, questo cacciatore è alquanto con una intelligenza artificiale a livello di un cricetto. Dovrei andare a prenderlo perché non si vuole buttare. Non vuole seguire. Eccolo là. È rimasto là. Porca miseria, scendi! Ti muovi? Oh, ma non vuole scendere questo stupido.
No, vabbè, è troppo imbecille questo qua. Lo lascio lì, va. No, 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 lo tolgo, lo tolgo. Cioè, rimandare un cacciatore perché lo stupido, l'intelligenza artificiale di questo gioco non ce la fa. No, vabbè, sono senza parole, cavolo. Questa è un'altra pecca di Bloodborne. A parte della telecamera, che è proibitiva. In gran parte delle volte muori più per la telecamera che in sé per il combat. E l'intelligenza artificiale a livello di un criceto. Penso che un criceto sia molto più intelligente da queste cazzo di cacciatori. O di cop. Fiala del sangue. Fiala. L'aria del tesoro, ottimo. Oh, again. Yeah! Mori. Diamo il sangue umida del fuoco, livello 4, ottimo. Avremo questi bauli. Possiamo avvignarcela. Fiore sbocciato del sangue freddo. Un'altra reagente. Un'altra baule. Fiore, un altro fiore sbocciato. Ottimo. E l'ultimo tesoro. Quello principale. Un altro bastardo di Loran, ottimo, ok. Allora, subito torniamo verso l'area del boss e vediamo contro quale belva dobbiamo affrontare questa volta. Ok, eccomi qua. Finalmente possiamo affrontare un'altra. Oh, un altro aiuto dell'altro cacciatore. Vediamo. Evoca Vitus. Chi è? Un nuovo cacciatore, un nuovo vecchio cacciatore. Cazzo. Che arma è quella? Figata. Una specie di manaia. E un set alquanto figo. Ah, mi piace. Va bene. Andiamo a Vitus. Soltanto si chiama Vitus. Non ha un soprannome. Niente. Vitus. Adesso vediamo cosa affrontiamo in questo. Quest'area. Porca la miseria, questo qua! Belva ripugnante! Porca miseria! Veleno, il veleno! Non dirmi che no il coso del veleno, porca miseria! No, no! Non ce l'ho, porca! Fa ricordare la bella massacratrice questo qua. Che bella arma. Si è incazzato un po'. Vediamo cosa facciamo con il danno arcano.
Dovresti curarti, Vitus. Figata. No, cazzo, è morto Vitus. Vieni. Vieni, vieni. È un po' tonto con i movimenti comunque. Non è veloce. Va bene, va bene. Ok, ok. Porca miseria. Vieni qua, vieni qua. Porca puttana! Nuova mossa? Non l'ho mai vista quella mossa. Sei incazzato? Sei incazzato? Un colpo alla volta devo andarci. Via, 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 via! Devo stare molto attento a questo qua. Porca miseria. Vieni, vieni. Muori! Andata bene, dai! Andata bene! Calice di lore inferiore, gemma del sangue umida del fulmine e pezzo di pietra del sangue. Per due. Bene, bene, bene. Tenete presente comunque che la vita di questa belva si è duplicata perché ho combattuto assieme a quel cacciatore Vitus. È già finita? Questo era l'ultimo boss di... È stato l'ultimo boss allora di questo... No, impossibile, io penso che faccio di più. Bene. Abbiamo fatto fuori allora questa belva. Fattibile, fattibile, dai. Torniamo allora al sogno del cacciatore. Ok ragazzi, noi siamo tornati qua al sogno del cacciatore dopo aver battuto questa belva... Insomma, questo cavolo di belva che veramente avevo molto più paura di questo invece della belva massacratrice, perché questa belva qua nella storyline che era questo vagabondo, questo stronzo che ti mentiva e poi ti faceva fuori tutti gli NPC, e nella storyline era veramente forte. Me la ricordo infatti in Line Run, però ovviamente qua come boss fight è stato quanto fattibile, dai. Poi con la lama di Ludwin siamo riusciti tranquillamente a farlo fuori, poi con l'aiuto di Vitus anche, quindi
Allora, ragazzi, dopo che noi abbiamo fatto questo calice dell'Oro Incadente, noi possiamo allora fare l'ultimo calice, quello di Itz. Vediamo di crearlo. Ok. E insomma, sarà questo il nostro prossimo Kalisangion da affrontare, ragazze. Il calice di Itzis. Itz, insomma. Ok, ragazzi, io penso che mi fermo qui. Questa è stata un'altra puntata di Bloodborne. Spero che sia stato di vostro gradimento. E magari ci vediamo alla prossima puntata, gamers. See you! Bastardi! No! Bastardi di merda! Quanto odio queste cazzo di oggetti, di statue!